Speriamo che con la formazione della nuova compagine ci sarà un'attenzione particolare da parte della Regione Abruzzo nei nostri confronti, ad affermarlo il direttore del Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno Sagittario Virgilio Lerza alla vigilia delle elezioni in programma domenica 2 ottobre. Purtroppo il consorzio è stato ultimamente, negli ultimi anni, abbandonato dalla Regione Abruzzo. Come contributi non abbiamo ottenuto alcunché. Speriamo che nel prossimo futuro, quando ci sarà la nuova compagine, ci sarà un'attenzione particolare da parte dell'ente regione. Al momento lo stato di salute del consorzio evidenzia una situazione di debito, un disavanzo di circa 1 milione di euro che sarà risanato grazie alla messa in funzione delle centrali. Anche qui, se la Regione rivolgerà un attimo di attenzione sulle problematiche relative alla messa in esercizio di queste centrali, potremmo avere un futuro roseo. La Regione, fra l'altro, dovrà procedere alla sostituzione di un membro del Consiglio. Si tratta di Alessandra Vella, designata mesi fa dalla maggioranza. L'avvocato ha rassegnato le dimissioni, non appena è stata nominata assessore della Giunta Casini. Sono tre al momento i rappresentanti della Regione presso il Consiglio del Consorzio di Bonifica: Ernesto Zuffada, Giovanni Salutari e Angelo Palombizio. Ci ha attese fermento intanto per l'Assemblea dei Consorziati che rinnoverà il Consiglio. In campo sono scesi 23 candidati. Solo 8 saranno eletti, 9 le liste ripartite in 3 sezioni. Ugo De Paulis e Marco Iacobucci sono i candidati della sezione 1 in 2 liste differenti, 4 le liste per la seconda sezione che vede scendere in campo Vittorio Di Bacco, Enzo Di Giannantonio, Tonino De Santis, Salvatore D'Angelo, Carlo Di Ruscio, Alessandro La Civita, Gilda Di Cesare, Michele Pallozzi, Domenico Silvestri, Fortunato Zaccardelli, Nicola Lucci, Nunzio Bucci, il presidente uscente Fiorenzo Schiavitti e Alessandro Lucci. Tre liste per la terza sezione con Francesca Dedeo, Lucia Gentile, Emilio Pingue, Ezio Salvatore Zavarella, Umberto Margiotta, Ennio Nicola Cianfaglione e Aldo Gentile. La suddivisione è in base al carico contributivo fino alla prima, per quelli che possono essere votati per la prima sezione hanno una contribuenza fino a 30 euro. Per quanto concerne la seconda sezione, da 30 euro a 130 euro, oltre 30 euro per la terza sezione. Si vota dalle 8 alle 21 di domenica 2 ottobre. Sarà allestito un seggio per ciascuno dei 22 comuni appartenenti al consorzio. Circa 22.000 gli elettori chiamati al voto. Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura dei seggi. Dall'elezione del consiglio scaturirà anche la nuova compagine. Saranno i consiglieri neoeletti a scegliere a loro volta presidente, vicepresidente ed altri 3 membri dell'organo esecutivo.